Buonasera, ben ritrovati in nuovo appuntamento con il nostro TG targato Star Casino Sport. Nel nostro focus di oggi parliamo della vittoria del Napoli arrivata nel corso di questa nona giornata di campionato, arrivata contro l'Hellas Verona di Baroni con un'ottima prestazione in campo da parte del club di Rudy Garcia che dopo un inizio di stagione leggermente sottotono sembra essere tornato a brillare, così come sembra essere tornato a brillare tanto dal punto di vista fisico quanto dal punto di vista mentale Kvaratskhelia, che appunto ha avuto un inizio di stagione non semplice ma che tuttavia ha messo a segno tra l'altro anche una doppietta, ha avuto delle ottime prestazioni anche per quanto riguarda i suoi impegni in nazionale. Tra l'altro nel match non c'era in campo Victor Osimhen a causa dell'infortunio riportato che lo ha costretto a non essere a disposizione della squadra, tuttavia la squadra di Rudy Garcia è riuscita a gestire tranquillamente la partita portando a casa tre punti importanti e pesanti soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti, perché poi la squadra di Rudy Garcia dovrà vedersela con l'Union Berlino in Champions League, tra l'altro Union Berlino che non sta avendo il suo miglior campionato, è attualmente quindicesimo in classifica, non dovrebbe rappresentare un avversario particolarmente temibile, tuttavia è bene chiaramente mettere in campo il miglior calcio possibile, viste e considerate anche tutte le questioni a livello societario, la fiducia accordata a tempo determinato da Aurelio De Laurentiis a Rudy Garcia, fiducia vincolata anche molto dai risultati che arriveranno proprio nel corso dei prossimi appuntamenti. Ma come di consueto andiamo con l'aiuto della nostra spin a scoprire quello che sarà il personaggio del giorno, il protagonista del momento spin targato Star Casino Sport, che analizzeremo insieme più da vicino anche con l'aiuto delle nostre grafiche. Parliamo di Piotr Zielinski, ma prima andiamo proprio in grafica perché proprio in occasione del match tra Union Berlino e Napoli, match di Champions League, ci siamo chiesti come finirà, quindi l'analisi che verte sull'1x2 con il segno 1, quindi la vittoria dell'Union Berlino altamente sfavorita al 15% di probabilità, segno X pareggio al 20%, la vittoria del Napoli ampiamente favorita al 65% di probabilità. Parliamo, come anticipato, di Piotr Zielinski, un grande protagonista del Napoli, tra l'altro contratto in scadenza proprio il 30 giugno 2024, e dopo i no ai milioni dell'Arabia Saudita della scorsa estate il centrocampista sembrava doversi legare a vita ai colori azzurri, ma la situazione rinnovo appare in realtà piuttosto complicata visto che siamo a pochi mesi dalla scadenza. Le prossime settimane saranno sicuramente decisive per capire poi effettivamente quale sarà il futuro di Piotr Zielinski, che al momento sembra distante dal prolungamento di contratto con il Napoli. Nel frattempo, lato mercato, non mancano i club che osservano la situazione e provano anche a lavorare sotto traccia per arrivare al calciatore a parametro zero. Le più attive sono senza dubbio Juventus e Lazio, mentre non è da escludere un nuovo assalto da parte dei club sauditi, che sono già nel mercato di gennaio, quando, nel caso in cui non fosse arrivato ancora il rinnovo di Zielinski, potrebbe lasciare Napoli a prezzo di saldo proprio a pochi mesi dalla scadenza naturale dell'accordo, che, come ricordato in precedenza, è collocato al 30 giugno 2024. Noi giungiamo così in chiusura del nostro focus, come sempre grazie per l'attenzione e buon proseguimento.